Ciao a tutti, oggi vediamo le ALX02 modello, 90% di tungsteno e 22 grammi. Una freccia molto molto elaborata, molto particolare. La vedremo insieme in tutti i suoi dettagli. Vi ricordo che questo video è offerto da Triplo20 e andate a vedere il loro sito triplo20.it, poi andate a trovarli a Brescia, nel negozio di Brescia, e scaricatevi l'applicazione per avere tutto a portata di mano sul vostro smartphone. Ma comunque trovate tutte le informazioni nell'info box. Andiamo a vedere questo popò di freccia. Facciamo la review di questa freccia spettacolare della Target ALX. 22 grammi, 90% di tungsteno, spaziale il grip di questa freccia, veramente spaziale. Allora andiamo a vedere sempre la scatolina. Questa è la freccia nella visione esterna. Qua vediamo scritto ALX, qua sotto abbiamo lo stemmino della Target. Qui abbiamo 22 grammi, 02 il modello, steel tip, 90% di tungsteno. All'interno abbiamo anche la sweet point col tool per cambiare la punta, ma poi andremo a vedere. Andiamo a vedere il lato, vedete che c'è scritto solo ALX sul lato. Vediamo il sopra, c'è scritto Target. Da questa parte, l'altro lato ancora sempre ALX, sempre uguale. Questo è il sotto. Andiamo sul posteriore. Allora, il posteriore vediamo sempre scritto ALX, sweet point qua sopra. Qui c'è chiaramente all'interno c'è l'attrezzino per cambiare le punte della nostra sweet point, il terminale color viola. Questa è la lavorazione della freccetta, guardate che razza di spettacolo, e le alette ALX. Questo è quello che c'è all'interno, tre freccette ALX 90%, i corpi, tre Pro Grip Shaft, cioè i terminali della Pro Grip, tre Ultra Flight, Pro Ultra Flights, le alette, e poi ci sono le Sweet 26 mm Silver Point, e poi c'è il Tool Swift Point. Questa si apre molto facilmente, basta prendere il cosetto e fare opa, e si apre molto facilmente. Tiriamo fuori la freccetta, opa, ok, spostiamo la scatola. Questa è la freccia, guardate che roba ragazzi, guardate che roba, è spaziale, con la luce veramente incredibile questa freccia. Queste sono le alette, i terminali, guardate che roba. E qui abbiamo l'attrezzino, il tool sweet point. Dietro abbiamo il cataloghino della Target, fa vedere varie cose della Target, corona, sweet point, come ha fatto, vedete, il sweet point per togliere la freccia dentro. Guardiamo dall'altro lato, qua ci dice che c'è Dark Counter, l'applicazione da scaricare sul cellulare. Qua dietro sempre nel foglietto c'è la garanzia 22.1 grammi. Adesso andiamo a tirare fuori la freccia e andiamo a vedere nel dettaglio la freccetta. Guardate che razza di lavorazione che ha questa freccia, spaventosa. Guardate che qua non è più vicino. Questo qua è tagliente qua dietro, proprio lo si sente veramente fortissimo al tatto, è tagliente. Guardate che roba qua. Questo è il grip davanti. Guardate
anche qua davanti che roba spettacolare, che questa freccia proprio, guardate che roba bellissima sta freccia. Questa è l'aletta terminale viola. Questo qua è veramente spaventoso, ragazzi, eh? Questo è tagliente, non so se si vede così. Spaventosa sta freccia, bellissima. Guardate che razza di lavorazione che è, incredibile. Questa è la freccia nella sua interezza, terminale da 31, aletta standard, abbastanza grandicella. Guardate che carina l'aletta, questo grip. E poi guardiamo questo, grip che è spaziale, ragazzi, guardate che roba. Cerco di mettermi il più vicino possibile perché è veramente incredibile. Guardate anche qua davanti che razza di lavorazione che ha. Guardate, guardate questo, questo è veramente, ragazzi, guardate che razza di lavorazione pazzesca. Qui è molto tagliente, eh? Molto molto, almeno al mio tatto è tagliente. Questo è un buon grip, ma qua dietro veramente per me è tagliente. Bellissimo questa presa, si può prendere sia così che così. Vediamo da qua dietro, guardate che roba spaziale, guardate anche, guardate la lavorazione che qua centrale, che razza di, non so se riesco a farvelo vedere, quando sono nere sono molto difficili da inquadrare. Vede benissimo, guardate che roba, questa angolazione qui, questa angolazione. Sto perdendo tempo perché veramente è uno spettacolo, ragazzi, cioè non si può passare oltre tranquillamente su una veramente ingegneria di freccia fotonica come questa, è veramente spaziale, ragazzi, porca miseria, no? C'è solo da guardarla, incredibile, che razza di lavoro. Pensare alla prima freccia che ho comprato in vita mia, che era veramente un ferraccio, guardate che roba che riescono a fare, spettacolare. Bene, prendiamo il tool per togliere le punte, non l'ho mai fatto, lo facciamo insieme per la prima volta. Infiliamo, l'ho già tolta? Fischia, giriamo, porca miseria, oh ragazzi, tolta. E poi abbiamo altre punte, le cambiamo per rimetterla, infiliamo e giriamo, ecco fatto, punta a posto. Beh, come praticità senza dubbio spaziale, era solo per vederlo insieme.
19. Devo tirare sul 19. Tiro. Ok, andiamo a prenderla centralmente. Tiro il bull. Uffa. Devo bloccare le alette. Altro tiro al bull. Sempre centralmente. Posteriore, non ho bloccato le alette, posteriore, sveldito, posteriormente faccio un po' di fatica. Posteriormente si pianta meglio. Per prenderle anteriormente meglio mettere, vado al 19, non mi cambia niente tirarla avanti, non mi cambia niente tirarla anteriore o posteriore. Devo stare solo attento alle dita. Vado al bull. Fa una sbaglia sempre addosso. Che non tiro il bull. No! Ha sbattuto addosso, erano tre rossi. Cazzo. Tirato anche la posteriore. Vi faccio vedere velocemente che cambiando, per tirare anteriormente basta cambiare il terminale e l'aletta, sempre Pro Grip e aletta standard più grossa, vedo lì una mini. Una mini standard. E il tiro davanti è completamente diverso. Adesso vi farò vedere, giusto per farvi vedere
la differenza di tiro. Faccio veloce, poi ho finito. Oppa. Tiro anteriore. Vedete che va dritta? Ah. Con quello da 41 questo. Non tirare mai meglio. 19. Però vedete che si pianta perfettamente, vado al bull. Ho fatto due rossi, tre rossi era quasi dentro. Ho sbattuto sulla freccia. Ah! Peccato! Faccio ancora un tiro al 20 triplo facendo pro grip da 41 e alette standard larghe. Sempre della target. Vedete come si piantano bene? Quindi per chi la prende anteriormente è meglio allungare e allargare l'aletta. Considerazioni finali. Allora, conclusioni finali di queste frecce, le ho provate un bel po'. Devo dire che se noi la prendiamo dietro in questo punto che è molto marcato, sembra molto forte qua dietro, non so se qualcuno magari dirà, ma insomma, perché questo va da dito a dito, ok? Però per me è molto tagliente qua dietro, ok? Poi anche in questo pezzettino nel centro si sente molto il grip qui, e quindi se uno la prende qui va bene questa configurazione qui. Infatti mi andavano dritte le frecce appoggiate anche sul bersaglio, poi dipende poi da come noi tiriamo. Nel centro è un po' più difficoltosa, ma se uno la tiene in questo punto che è praticamente quasi il centro, perché davanti qui non si può perché c'è il pallino qui, no? Quindi va tenuta in questo punto qui, ok? Se noi la teniamo in questo punto è una freccia perfetta, secondo me. Un buon grip, si sente molto bene, poi c'è l'appoggio sulla pallina che c'è qui, questa cosa qua più grossa, quindi per cui noi appoggiamo il dito più o meno sempre uguale. Quindi è centro anteriore, questa freccia ha la presa migliore, o posteriore qua dietro dove si può mettere il dito in questo modo, no? Si prende qui e si mette il dito qui, e chiaramente poi magari più avanti così, ma per me, per questo vale solo per me, è meglio qui. Però se la prendiamo in questa posizione qua, io trovo meglio mettere questo, è quello short, cioè quello da 31, io metterei quello da 41, il pro grip, e l'aletta più larga, questa qui una mini standard, metterei una standard normale, e la freccia viaggia molto meglio se la prendiamo qua davanti, almeno per me. Poi ognuno poi cambia da uno all'altro. È una bellissima freccia, funziona molto bene, ha il sistema Sweet Point che non avevo mai provato e mi sembra buono, insomma, a me sembra buono. In 30 secondi, in 5 secondi, questo è un lampo, vi ho fatto il video per cambiare la freccia, cosa che nelle frecce normali dove devi avere l'attrezzo, togliere la punta, rimettere la punta, chiaramente non stai 5 secondi. Una decina di minuti, tutte e tre, ci vuole, se sei pratico. Se non sei pratico ci metti anche qualcosa di più. Quindi questo qua veramente è velocissimo. Ho lasciato su la punta normale, avevo anche delle punte diverse da provare, ma ho voluto provarlo con la punta che c'è sopra, che è quella normale. Insomma, va bene. Bisogna dargli una grattatina perché è molto lucida, quindi bisogna dare una strofinatina con la pietra filatrice perché sia un po' più porosa, ma per il resto, come tutte le punte nuove, sono lisce, bisogna dargli una grattatina perché prenda più di più, tutto qua. Detto questo, secondo me è una gran freccia, specialmente se va presa qui, ma credo che anche dietro vada bene. Sull'anteriore qui, come potrebbe essere sul mezzo centimetro più o meno, no, perché è troppo largo questo punto qui, proprio non si riesce a prenderla bene, cioè non so, io non lo trovo
pratico, però diciamo che io che la prendo sempre anteriormente, la prendo in questo punto e mi trovo benissimo, quindi per cui non cambia niente. Ho fatto anche dei video, delle dirette dove usavo queste e vanno bene, insomma. Quindi detto questo, ragazzi, vi saluto, ringrazio sempre Tipo20 per aver fatto provare queste bellissime frecce. E come sempre, vi voglio bene, state bene, cercate di andare avanti, cosa devo dirvi? Saluto a tutti.